Enrico D'Agostino, presidente del Comitato Liberi Cittadini di Certosa. Voi avete fatto un esposto al commissario e che ha avuto un po' che l'ha fatto un po' arrabbiare, diciamo pure così. Come, raccontaci un po' questa storia. Allora, prima di tutto vogliamo sottolineare che noi non l'abbiamo fatto nei confronti del commissario, come lui erroneamente aveva interpretato. Tant'è vero che a un incontro privato che avevamo avuto io e lui diceva questa cosa, e gli ho detto: ma tu hai letto l'esposto? E lui candidamente mi ha detto di no. Il che allora gli ho spiegato cos'era questo esposto, dove noi avevamo la preoccupazione che per la demolizione, per l'implosione del famoso pilone 8 che oggi è ancora lì, chiedevamo solamente delle tutele perché avevamo sospetti confermati, neanche farlo apposta, della presenza d'amianto, e chiedevamo e chiediamo ancora oggi per la pila 10 e 11 le stesse identiche protezioni e, diciamo così, sì, protezione per la cittadinanza e per i lavoratori in primis. Queste analisi sono state fatte dall'ARPAL, no? Che mi pare in modo abbastanza autonomo sta operando. Qual è il vostro giudizio sulle iniziative che l'ARPAL sta intraprendendo anche a tutela per il monitoraggio poi delle situazioni presente e futura? Beh, diciamo che siamo soddisfatti finalmente, anche perché proprio l'altro giorno in commissione quinta del Consiglio Comunale ci è stato detto che proprio grazie al nostro esposto si sono accelerati un po' di interventi, e quello che sta facendo ARPAL era quello che noi chiedevamo, dei controlli seri, e finalmente i controlli seri ci sono stati, e purtroppo, perché non è che ci faccia piacere essere venuti a conoscenza di queste tracce d'amianto.